Una partita molto importante per noi perché dopo la sconfitta di domenica ci teniamo a portare a casa i 3 punti e quindi sarà una partita proprio che dovremo vincere a tutti i costi. Faremo il massimo per cercare di vincerla. Bisogna cercare magari di dare un pizzico in più di concentrazione, un qualcosa di più per cercare di raggiungere questo obiettivo qui che è troppo importante. Ecco, dopo 7 partite la Casertana aveva la miglior difesa del campionato, quindi con la gioia dei portieri, no? Quindi nel tuo caso. Però da 4 partite a questa parte si sta subendo un po' troppo. Avete, immagino, analizzato il momento e soprattutto trovato dove intervenire. Ma è normale che quando non si prende gol è il merito di tutta la squadra, come quando si prende gol è normale che si può sempre migliorare, si può sempre fare qualcosa di più. È normale, bisogna correggere un pochino le situazioni magari della partita, bisogna stare un pochino più concentrate su determinate palline attive o magari cose varie. All'inizio siamo partiti veramente bene perché avevamo fatto quasi queste 4 partite senza prendere gol, quindi eravamo una delle migliori difese del campionato. Poi adesso nell'ultimo periodo purtroppo non stiamo magari facendo proprio benissimo, però si può sempre crescere, si può sempre migliorare, ancora il campionato è lungo, bisogna invertire un attimo la rotta anche su questa cosa qui e magari già da una bella vittoria domenica e magari non si prende il gol e continuiamo per la nostra strada, insomma. 3 punti importanti, anche perché è vero che la Casertana, se finisse il campionato adesso, sarebbe nei playoff, però è altrettanto vero che la classifica è veramente molto molto compressa dal sesto, settimo posto in giù. Sì, però ancora il campionato è parecchio lungo, quello che dice lei è giustissimo, però il campionato è lungo. Poi se si va a analizzare anche in tutto il campionato si vede magari anche le prime stanno facendo fatica anche con altri campi. È un campionato molto difficile dove si può vincere e perdere da qualsiasi parte, non c'è terz'ultima, non c'è quarta in classifica e questo è un campionato così dove bisogna cercare di magari di curare le piccole cose, sono quelle che ti fanno le piccole grandi cose, le chiamo, che sono quelle che ti fanno la differenza, però basta magari fare 2 risultati positivi e ti ritrovi che sei 5° in classifica. Magari domenica, come ho detto prima, riesci a fare un risultato positivo, già sei in una situazione di 6° o 5° in classifica, quindi non è che adesso bisogna rammaricarsi più di tanto o preoccuparsi perché le cose non vanno, perché quella è la cosa peggiore che si possa fare, soprattutto quando si è magari in una posizione che adesso è così. Noi continuiamo con il nostro lavoro, stiamo lavorando bene, senza paura, con il massimo di tutti, con sacrifici che stiamo facendo già da parecchio tempo e sono sicuro che arriveranno questi benedetti risultati, il gioco e qualcosa di più magari da parte nostra.